a tutti dal peggiore, saluti da Poznan in Polonia. Ho deciso di fare ritorno da queste parti dopo il video fatto a Stettino, che è stato il video che ha fatto il record di visite sul canale, quindi mi sono detto perché non tornare in Polonia. Ciao! Ciao! Che c'è? Cosa ci fai qua? Buongiorno Polonia! Devo ammettere di essere molto fortunato, è il mio secondo viaggio in Polonia dopo quello a Stettino e in entrambe le occasioni ho trovato veramente un tempo splendido, belle giornate di sole. Oggi è domenica mattina, ieri sono stato tutto il giorno in giro con Ola, che saluto e ringrazio perché mi ha fatto da guida in città, mi ha mostrato le cose più importanti che poi proverò a mostrarvi nel corso della giornata di oggi. Quindi ci tengo veramente a ringraziarla. Thank you Ola for showing me around, it was very useful and I hope I will use all this information later in this video. La giornata di ieri è stata abbastanza gradevole, piacevole. A cena sono andato con Ola in questo ristorante cieco che, se non sbaglio, si trova accanto alla chiesa di San Martino. E se venite qua a Poznan vi consiglio di fare un salto in questo ristorante perché effettivamente merita. Per il resto, unica nota stonata è stata un bifolco polacco, un giovane ragazzotto polacco che, sentendomi parlare in inglese con Ola, ha gridato contro di me: Polonia, i polacchi. Tutto molto triste. Avrei potuto rispondere, però i soldi dell'Unione Europea vi piacciono? Però non ne valeva la pena, perché poi alla fine, voglio dire, uno che sta a berciare contro un turista che porta soldi, Polonia e polacchi, si commenta da sé, a me sta gente fa solo pena. Comunque il programma della giornata è andare alla cittadella, che è una delle zone verdi della città, e poi dopo aver fatto questa bella passeggiata mattutina in mezzo al verde vi porto in centro e vi faccio vedere un po' di cose che mi ha mostrato ieri Ola. Comunque l'impressione che mi sono fatto fino a qui di Poznan è abbastanza positiva. Stettino, sì, una città più piccolina, vivibile a mio avviso, però Poznan è sicuramente meglio. Mi spiace per gli abitanti di Stettino, ma Poznan si fa preferire secondo me. Tra l'altro, e questo interesserà i connazionali, c'è molta figa in giro, molta più di quella che si era visto per esempio in giro per Stettino. Ma diciamo che io, avendo anche vissuto in Ungheria, non è che mi lascio impressionare granché dalla concentrazione di gnocca, però ecco, questa è un'informazione utile, effettivamente a Poznan c'è tanta figa.
come sempre domenica mattina non c'è anima viva. Poi vabbè, sono al parco, quindi giustamente al massimo si potrebbe vedere qualche jogger o qualche ciclista, ma in realtà neanche quelli. C'è qualcosa in questo parco che mi ricorda il Phoenix Park di Dublino. L'unica cosa è che non ci sono qui i piccoli bambi che ti vengono incontro se hai un po' di cibo. Ogni tanto disseminati all'interno del parco ci sono delle sculture, tipo quella che vedete qui, prima ce n'era un'altra di una violinista. Questo deve essere un parco che deve essere bello girare in bici. È probabilmente più figo, per esempio, del Tiergarten. A me il Tiergarten di Berlino non piace tantissimo con la bici. Indicazioni solo in polacco, e uno straniero come me cosa dovrebbe capire? Vabbè, comunque. A proposito di bici, ieri mentre giravo con Ola siamo andati anche dalle parti del lago di Malta, Malta Lake. E anche lì effettivamente deve essere figo con la bici, perché uno può farsi tutto quanto il perimetro del lago a bordo della bici praticamente. Perché si chiama il lago di Malta non è chiaro, intanto lì c'è il bambino che stava per andarsi a impiccare, come si dice alle mie parti, contro il palo, ma l'intervento provvidenziale del padre l'ha salvato da un terribile incidente. In mezzo al parco si trova questa installazione con questa serie di gambe, non so quale sia il significato dell'opera, però ve la faccio vedere. Il peggiore è le gambe polacche. Magdalena Abakanowicz, Niero Poznani. Tra l'altro c'hanno un 54 di piede, cioè c'hanno dei piedi giganteschi. Allora, giusto a titolo informativo, questo dolciume che vedete nell'insegna mi ha detto Ola che è uno dei dolciumi tipici di queste parti qua, che è molto buono perché al suo interno ha un sacco di roba. Io non lo proverò perché sono a dieta, però se venite qua sappiate che c'è questo bel dolciume che si chiama Rogal Svieto Marcinski o qualcosa del genere. Questo è il municipio, in tedesco Rathaus, che prende l'edificio principale di questa piazza, che appunto è la piazza della città vecchia, la piazza principale. Ogni giorno a mezzogiorno ci sono due capre praticamente che vengono mostrate, si scornano, è una cosa tipica di qua, quindi proverò a riprenderla. Per il resto, che dirvi, in questa piazza, che è appunto una delle piazze più antiche della città di Poznan, e lì intanto potete vedere le due caprette che si scornano anche in quel negozietto, in quel chioschetto. Questa piazza prende quattro fontane ai quattro angoli della piazza. Ma qua c'è questo essere inquietantissimo vestito da boia, ma tralasciamo. Comunque ci sono le quattro fontane, una dedicata a Proserpina, l'altra a Marte, l'altra ad Apollo e la quarta non mi ricordo a chi.
Grande. Od 12. Aha, i to na tyle, tak? Nie. Tylko ta niska. Nie, tylko ta niska, ta wysoka mnie. La domanda è: chi mi ridarà indietro i 5 minuti della mia vita che ho sprecato guardando sti due caproni? La passione polacca per i caproni non si esaurisce nella piazza principale. Qui potete vedere questa statua che mi ha mostrato ieri anche Ola, dei due caproni che si scornano. Allora, io non so dire da dove venga questa passione polacca per i caproni, però la prendiamo come un dato di fatto. Tutto quanto il perimetro del lago, tutto quanto in bici è fattibile, quindi se venite qui è un'attività che potrei consigliarvi, è possibile anche affittare le bici, quindi non male.
attenzione perché adesso vi sparo una dritta, poi non dite che il peggiore non vi vuole bene. Come vedete qui c'è questo fiume e la gente che comincia a riunirsi prende sulle sponde del fiume, arrivando più o meno all'ora del tramonto, quindi quando comincia a calare il sole e a farsi un pochino più buio, è abbastanza pieno di gente. Diciamo che l'età media è abbastanza bassa perché sono quasi tutti studenti universitari, Poznan è una grande città universitaria, e sono tutti riuniti qua che praticamente bevono, si divertono e quindi qua mi riferisco soprattutto ai connazionali e ai maschietti. Se venite in visita a Poznan, vi ho appena dato una dritta non di poco conto, perché insomma ragazze giovani universitarie che bevono la sera in riva al fiume. E che volete di più dalla vita? Oh. Questo era uno spot di Il peggiore per il sociale, perché di fatto do una mano ai connazionali, ma do anche una mano alla Polonia, perché poi dovesse effettivamente aumentare la natalità grazie a me e alle mie dritte. Svaccato su una panchina a riposarmi, ho davvero dato tutto, sono stanco morto. Direi quindi di chiudere qua il video di oggi, e niente, spero vi sia piaciuto, spero verrete a vedere Poznan perché secondo me merita. E ringrazio ancora una volta Ola per avermi dato una mano, per avermi dato tante indicazioni, so thank you again Ola for giving me all the instruction. See you in the next video, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.